Amici di Calcio Napoli 24, siamo qui con Giovanni Kickens, centrocampista della Naune, squadra che sfiderà questo pomeriggio alle 18 il Napoli di Maurizio Sarri. Ciao Giovanni. Ciao. Senti Giovanni, io ti voglio fare subito una domanda, non ci sarà Higuain oggi, ma chi temi di più di questo Napoli? Per me, come essendo belga e c'è Mertens, il mio idolo sarà Mertens. Purtroppo però non ci sarà nella squadra di oggi di Maurizio Sarri. Dovrai forse marcare Grassi, sarà la prima apparizione per lui. L'hai visto giocare, cosa ne pensi? Non ancora, ma penso che sia forte. L'anno scorso hai giocato contro questa squadra. Chi ti ha impressionato di più? Sempre Mertens, con la punizione che ci ha fatto. Sono rimasto senza parole. Sperate di fare almeno un gol? Sperando, però non è sempre facile con una squadra così, con tanta esperienza. E che tipo di centrocampista sei? Ti piace anche avanzare? Cercherai di entrare un po' in area di rigore avversario? Sperando, però non è sempre facile. Poi io gioco più la difesa che l'attacco, come lo chiede il mister, però proviamo. So che il vostro allenatore è nuovo, ma qual è la vostra punta di diamante? Chi pensi che potrà mettere in difficoltà più il Napoli? Abbiamo un'ala da Dio che si chiama Pinamonti, che è molto veloce, che l'anno scorso anche ha fatto tanto. Alla destra o sinistra? Sinistra. Poi c'è Davide Panizza, il bomber della squadra, punta, e il bomber del Trentino, diciamo. L'ala so che diciamo dovrebbe giocare sul lato o di Maggio di Usai, presumibilmente su quello di Maggio, perché Usai probabilmente non giocherà questa partita. Io ti chiedo, pensi ci siano dei trasferimenti in vista in questo Napoli? Senti, respiri l'aria di Di Maro, che cosa ne pensi? Non saprei. Higuain secondo te parte? Higuain secondo te va via? Può darsi, non sono sicuro, perché Napoli ci tiene tantissimo a lui, però io essendo juventino lo spero. Sei juventino, quindi speri che Higuain venga alla Juve? Certo, perché è un grandissimo giocatore e può fare tanto alla Juve. Senti, ma allora da juventino e non più da giocatore, dove pensi arrivi questa Juventus quest'anno? Può fare molto bene, ha una squadra giovane e più dell'anno scorso, quindi il Napoli sempre dietro. Sì, secondo me sì. Va bene, grazie mille.